Grandi e piccini sabato presso l'Ipercoop del centro Piazza Lodi a Milano hanno potuto assaggiare la vera focaccia ligure realizzata dai panettieri della Lombardia, che hanno sfidato i colleghi liguri nella preparazione di questa eccellenza italiana. La sfida è solo un pretesto. Il fatto che noi Liguria condividiamo esperienze su prodotti vuol dire far crescere la qualità delle nostre referenze e soprattutto la cultura alimentare nel nostro territorio. È chiaro che ci siamo affidati all'esperienza di un maestro di focaccia, Ezio Rocchi, uno dei migliori nella Liguria. E quindi il suo sapiente supporto ci ha aiutato a far crescere le capacità dei nostri panettieri e quindi a fare un prodotto di qualità sempre più elevata. Per noi era una novità, la focaccia ligure da un solo anno presente e in un anno ha sviluppato più di 1 milione di euro di vendite, quindi vuol dire un prodotto molto gradito dai soci che riscontrano un prodotto analogo a quello originale. Un gemellaggio che ha avuto la supervisione da parte di Ezio Rocchi, maestro panificatore di Sestri Levante, che ci ha raccontato qual è il vero segreto della focaccia ligure. Il segreto è che non c'è segreto. Il segreto vero è avere voglia di alzarsi presto la mattina e di curare un prodotto che comporta una serie di difficoltà, ma è anche agevolato dal fatto che è dentro una teglia e di conseguenza la si può fare anche a casa, un'ottima focaccia, con materie prime studiate di prim'ordine. È un'idea geniale quella di portare prodotti di alta qualità che si trovano in altre regioni, in questo caso la Liguria, e di far. La focaccia si conosce, la conoscete tutti in Lombardia, però la si trova raramente di ottima qualità, quindi è una buona risposta a una domanda di mercato sempre più importante. Prima volta in assoluto in un Ipercoop, la sfida ha interessato soci e clienti che hanno potuto assaggiare la specialità ligure realizzata dalle sapienti mani dei fornai Coop. Ragazzi, qual è la più buona? Quella blu o quella rossa? Rossa. Rossa. Perché? Che com'è? Molto morbida. È per te? Buona. Qual è? Rosso o blu? Rossa. Perché? Perché è morbida. Hai fatto già la sapete entrambe?